quella volta che ero ad una serata con amici e abbiamo iniziato a parlare di avventure sessuali divertenti. E un ragazzo ha cominciato a raccontare in maniera molto rozza ed esplicita di una sua esperienza sessuale vissuta. Io allora ho detto che a me piacciono tanto i preliminari e che ho una passione per i pompini, per i quali mi ritengo anche sufficientemente capace. La reazione di tutti è stata: ah, ma che dici? Non pensavo fossi una ragazza di quelle. Gloria! L'inverno scorso stavo con un ragazzo, che aveva una madre che soffriva di depressione. Una sera eravamo seduti sul divano e lui mi stava raccontando di quanto fosse angosciato. Aveva gli occhi velati. Io l'ho guardato e gli ho detto: non ti preoccupare, non piangere. Lui mi ha detto: sei sicura? No, perché la mia ex mi diceva che se avesse voluto stare con un piagnone si sarebbe messa con una donna. Ero con i miei coinquilini a casa e stavamo guardando Inside Out, quando all'improvviso, in una scena abbastanza commovente, uno dei miei due coinquilini inizia a piangere. Io mi dico con l'idea di sorridere: ah, 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 un uomo come te che piange! E l'altro mio coinquilino mi dice: ma ti rendi conto di che stereotipo ti sei ficcato? Stavo tornando a casa una sera. Davanti a me c'era un ragazzo che veniva nella mia direzione. Aveva un cappuccio in testa, un cane al guinzaglio, un'aria minacciosa. Io mi sono guardata intorno per vedere se ci fosse qualcuno, ovviamente no. Allora mi sono stretta nella giacca, ho abbassato lo sguardo per terra sul marciapiede e ho sperato che non mi vedesse. Invece quando lui è arrivato vicino a me mi ha toccato la spalla. Io mi sono spaventata, ho fatto urlo. Ma era un mio vecchio compagno delle medie. Voleva solo salutarmi. Ero alle medie. Il ragazzo che mi piaceva in quel periodo mi chiede di diventare la sua ragazza. Emozionata, dico sì! E così decidiamo di andare a casa sua a darci il nostro primo bacio con le mie amiche che mi seguono in bicicletta. Arrivati a casa ci svegliamo in camera da letto e lì avviene il fatto. Lo guardo negli occhi, spalanco la bocca, lui si avvicina e sento un lumacone bagnato con la sua lingua muoversi dentro la mia bocca. Io sono rimasta ferma immobile con la bocca spalancata e la saliva che mi colava lungo il collo e non sapevo come si faceva, non sapevo di dover fare qualcosa anch'io, era il mio primo bacio. Eravamo tranquillamente al Valentino, stavamo passeggiando, quando all'improvviso mi succede una roba bizzarra. Mi casca un dente, cioè no, non veramente un dente, come si chiama quella cosa? La capsula. La capsula, brava. Comunque siamo tutti lì a guardare la capsula, io tenevo tra le mani. Quando si avvicina un tipo che va da una mia amica e le dice: sei bellissima. Che già, ma chi te l'ha chiesto? Poi non vado, si avvicina ancora di più e le elettra una guancia. Cioè, io dico: ma che razza di molestia è elettare la guancia a una? E soprattutto noi, che cosa avremmo dovuto fare? Niente, l'abbiamo abbracciata. Avevo 17 anni e stavo con un ragazzo così carino. La sera, quando non c'erano più gli autobus, mi riaccompagnava a casa lui. Con la 126 arancione. Una sera, forse era un po' ubriaco, era tanto dolce e carino, ha cominciato a baciarmi. Non si è più fermato. In un attimo è stata una battaglia col volante, il freno a mano, il cambio, il sedile. Sembravamo due pesci rossi che sbattevano dentro la goccia di vetro. E lui però non si è accorto di niente. Non si è accorto che per me era la prima volta. Se ne accorta mia madre invece il giorno dopo, trovando la gonna sporca. Di sangue? No, di sperma. Mi ha dato tante di quelle botte, ma tante di quelle botte. Ero al parco, in una serata con dei
familiarità. E stavo bevendo, senza proprio curarmi di quanto e come. E quando a un certo punto mi sono accorta che qualcuno mi aveva preso in braccio e che mi stava accompagnando verso una macchina sconosciuta. E mi accorgo che il ragazzo al volante, quello che conoscevo da poco, con cui stavo passando la serata, prima che il panico paralizzante mi assalisse, mi sono resa conto che si stava fermando davanti a casa mia. Il ragazzo mi ha aiutato a scendere dall'auto, mi ha accompagnato in casa, mi ha messo a letto, mi ha coperto, mi ha messo un bicchiere d'acqua sul comodino e mi ha detto di stare tranquilla. Una volta che mi fossi addormentata, sarebbe andato via, chiudendo la porta. 8:30 di sera, stazione di Lambrate. Io cammino tranquillamente per la strada quando dietro di me sento un tipo fare as, 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 as. Non so che cosa significhi, per cui continuo a camminare tranquilla. Esce il tipo da un portoncino e inizia a seguirmi dicendo as, 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 as. Non so veramente che cosa fare, non so cosa dire, as, as, dice lui, non so cosa fare, l'unica cosa che mi viene in mente è fermarmi e dirgli Finanken, per dire. Anni 80. Vogliono una dipendente incinta ed emotivamente instabile. Da quando ho compiuto 40 anni tutti e tutte si sentono il diritto di chiedermi: ma tu, un figlio, quando ce lo fai? Ma tutti e tutte, l'idraulico, la commercialista, la suocera, la vicinanza, chiunque. Come sei nervosa oggi, cos'hai, le tue cose? No, 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 io gli assorbenti non te li compro, lo sai che mi imbarazza. Gonna troppo corta, te la stai cercata? Gonna troppo lunga, ma che cosa sei, una suora? Era l'estate del 1975. Ero da poco entrata nei miei 14 anni, da poco ero uscita dal corsaro nero di Sagari per entrare nei miserabili di Hugo. Due cose mi piacevano da morire: leggere e stare con i miei amici, con il mio gruppetto e andare per prati e per boschi. Eravamo una compagnia, una banda di ragazzine e ragazzine. Il più grande, Giovanni, aveva 15 anni, la più piccola, Maria, 8. Eravamo specializzati in incursioni nei prati, nei boschi e nelle vigne. Stavamo via degli interi pomeriggi, magari dietro casa, ma noi sembravamo dei viaggi pazzeschi. Non so come mai, quel pomeriggio eravamo solo io e Giovanni in missione. Forse perché faceva caldo e i più piccoli erano rimasti a casa. Forse stavamo cercando qualcosa, non lo so. Ma io non ero mai stata fin dentro un campo di Gran Turco, proprio fino al centro. Le piante sono altissime, dopo un po' non sai più dove sei. Mi sembra quasi di essere in un labirinto. Per gioco abbiamo cominciato a correre, io davanti e lui dietro. Giovanni non è mai stato troppo agile, alto ma un po' goffo nei movimenti. Io anche avevo i miei problemi perché le foglie mi graffiavano le braccia. Io ero davanti e lui dietro. Sento la sua voce vicino, sento il suo fiato sul collo, lo sento, mi raggiunge, mi sta addosso. Io ho un corpo molle, caldo, sudato, tanto sudato, troppo sudato, la sua bocca sulla mia faccia, la bocca aperta. Io non lo voglio, non lo voglio. Lui cerca un abbraccio, io rido e cerco di allontanarlo. Non è facile, ma ridendo ci riesco. Io rido e rido e rido e rido perché così domani se lo guardo non avrò vergogna. Thank you.
crapetta con la lingua nel piatto? Un po' più giù, ancora un pochino, perfetto. Appoggiali pure qua, se lo saprei, che poi ti appoggio qualcosa di più, no? Ma non sei stanca, tutto il giorno di qua rossa, ma riposati un po' qua. Questo è quello che succede quando dai troppa confidenza. Ha detto proprio così il mio capo, io pianto per tutta la notte. È successo molto spesso durante quell'estate. Spesso. Okay.
l'hai campato! Ma non lo faccio, tranquilla, Pauline! Ok, allora, i colori... è un po' giù. Sei pronta? Vuoi dare tu il primo tocco di pennello? Sì. Bene, signorine, se vogliono accomodarsi, mi hanno parlato di voi, mi hanno detto che avete chiesto un appuntamento. Non ho tempo da perdere, evidentemente. La nostra è una casa editrice seria, non abbiamo mai avuto donne. Dico mai, sì, dico donne. Sì. Le sì. due parole in successione hanno un significato. Mai sì. donne. Mai donne. Mai donne. Proprio. Solo uomini preferite proprio. Oggi. Avete del materiale da sottopormi? Sì. Abbiamo passato lunghissimi mesi all'interno di questo parco naturale e ci siamo permessi di trascrivere quello che abbiamo notato a proposito dell'anatomia, delle abitudini, dello stile di vita, della cincia triste. Sì. Abbiamo incrociato anche un loro fanocero. Sì. Come può notare dagli acquerelli che accompagnano la scrittura, abbiamo dipinto tutto, tutte le nostre scoperte, tutto quello che abbiamo visto, l'abbiamo messo sia in scrittura che in disegno. È tutto molto dettagliato, ci sono sì. anche i particolari anatomici. Il mio cervello in questo momento sta facendo una fatica bestia perché sto cercando di ragionare come un uomo e non è facile perché già ragionare un uomo sono due parole che... L'attrice Annalisa viene molto da ridere, quindi ora lo fa. Bene, ma così, una domanda, una curiosità, avete fatto un bel lavoro, certo, sicuramente, ma mi vengono alcune domande, così, ma l'avete fatto voi? Sì, certo, chi altro avrebbe dovuto, sì, certo, chi altro avrebbe dovuto farlo? Non so. Questa pennellata non mi sembra una pennellata maschile, cioè femminile, sembra maschile, è no, chiaro, no, no, un tratto deciso, netto. È opera nostra. Non vedo nessuna indecisione, anche nella scrittura, dei punti a capo precisi, non è tipico delle donne. Siete sicure? Mi viene da domandarvi quali donne conoscete, signore. Sì, infatti. Credo di averlo offeso. Io modererei un attimo i toni. L'altra domanda che mi viene in mente è: ma voi siete state quanto tempo chiuse in un capanno, nella giungla, nella natura, nel bosco selvaggio da sole? Con quali abiti? E chi vi portava cibo? E cosa facevate tutta la notte da sole? Queste sono le domande che vi verranno fatte qualora noi pubblicassimo questo. Noi siamo pronti a rispondere, non c'è nulla di male. Per esempio? Per esempio, gli abiti erano i nostri, gli acquerelli sì. erano i nostri, sì. abbiamo passato già le notti insieme. Non voi dovete mica dirmi a farmi credere che voi avete scritto questo libro, questo racconto, questa ricerca, come la volete chiamare, tutto da sole, abbandonate in un bosco in solitaria, di notte e di giorno, con i lupi e forse anche altri animali feroci intorno, senza mostrare il men che minimo segno di paura. Sì! Sì, se devo essere onesta, mi fa molta più paura lei, così retrogrado, non so neanche dirlo, retrogrado e bigotto. E mi chiedo perché tende in mano il nostro pubblico con così tanta cura, se non crede quello che abbiamo fatto, ce lo restituisca. Sì! Non credo che vi debba dare questo plico. Secondo me è foriero di dubbi, potrebbe forse qualcuno interpretarlo male e in mano vostra sicuramente andrebbe perduto. Ci penserò io, voi non vi preoccupate. Ci penserò io. Siccome so già dove stiamo andando a finire, mi permetto una scena. Lei ora ci dà questo plico, capito? Io il plico non ve lo do. È chiaro? Pauline, stai calma, forse dovremmo lasciarlo. No, non dovremmo lasciarlo, loro smeri. Questo è il nostro lavoro, sono 6 mesi di lavoro e non c'è soltanto il nostro lavoro, vi detto. Questa è la nostra creatura. E va bene, prendetevelo.
Ma arrangiatevi! Nessuna casa di editrice sarà mai pronta a aprire quella porta e a farvi entrare con quel manuale. Ma io cazzo non riesco a parlare per queste cose. Dicevo. Abbiamo capito! No, ci tengo a dirlo! Quello che voi ritenete la vostra opera, nessuno ci crederà, perché le porte le bloccherò io. Ah, ah, vedremo. Ah, ah. 15 marzo 2022. Piera. Ci siamo. Ti rendi conto? Cioè, questo obbligo dimostra chiaramente, chiaramente, che quelle due per prime hanno scoperto la cincia tristezza. Ti rendi conto? Che non riesco a crederci. Invece dobbiamo crederci, ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Vado io, stanotte Anita la fullo io. Oh, grazie amore. Io sono in lacrime, lui si fa gentilissimo e mi dice: ma no, ma non faccio così, ma signorina, ma non c'è il caso, la prossima volta torna e dà l'esame. Questa è la mia mail, mi scriva, le mando le dispense. Vado a casa il pomeriggio, gli scrivo immediatamente perché voglio le dispense, voglio studiare, voglio ridare l'esame il prima possibile per non perdere tutto quello che già avevo studiato. Gli mando una mail, scrivo, fatta, non risponde. Non risponde, non risponde, sera, non risponde, non risponde, non risponde, notte, non risponde, non risponde, risponde. Sono le 2 del mattino. Mi scrive, queste sono le dispense. E poi aggiunge, lei è bellissima. Quando piange, lei è bellissima. Gli occhi un po' lucidi, la pelle arrossata. È bellissima. Non rispondo. Vado a dormire, non dormo, c'è un senso di colpa nei polmoni, sulle spalle, c'è qualcosa che mi dice hai sbagliato tu, hai fatto qualcosa di sbagliato, si sta prendendo così tanta confidenza perché hai sbagliato. Non dormo, non rispondo, non dormo, non rispondo, non dormo, non rispondo, rispondo il giorno dopo e gli scrivo grazie. Senso di colpa, grazie, hai lasciato un'apertura, non sei stata diretta, gli hai detto grazie, risponde immediatamente una nuova mail, gli scrive se ha dei problemi con le dispense, non le capisce, può venire nel mio studio, ne parliamo insieme, poi dopo andiamo a berci un bicchiere di vino. Senso di colpa enorme, ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non dovevo, non rispondo, non rispondo, non rispondo, gli rispondo ore dopo e gli scrivo grazie di nuovo, anni dopo mi chiederò ma grazie perché, e declino l'invito, vorrei non doverlo rivedere mai più, vorrei non dover dare l'esame, vorrei non doverlo incrociare mai più, quello è il mio penultimo esame, vorrei non doverlo dare, invece lo do, arrivo in aula, mi siedo davanti a lui, prendo 30, esco, è finita, arrivo a casa, mail. Il suo esame è stato strepitoso, io non ho mai visto una persona come lei, vorrei tanto essere il suo relatore. Non rispondo, non rispondo, non rispondo più, continua a esserci un senso di colpa, spalle, collo, capelli, mi chiedo se quel 30 me lo meritavo oppure no. Era il mio penultimo esame, nonostante questo io impiego altri 5 anni prima di laurearmi, ovviamente non con lui.
sono ammurabili. Ah, io per primo ho regolamentato nel mio codice le relazioni affettive e sessuali. Io sono di no. Allora io con te a carte non ci gioco, qui vedi il capo. Nella Bibbia sono stato il primo a parlare di matrimonio riparatore. E non sono su di me, ma c'è altro. Io invece sono Marolo. Ah, tu non mai nulla. Aspetta, non conosci ancora la mia carta. E mia opinione è che il matrimonio per rapimento è una cosa assolutamente desiderata dalle donne. Vogliamo parlare di Pericle? Non è venuto. Aveva giunto. Io so tutto, sono Dio. Certo. Comunque, lui dice che se il tuo amico violenta la tua donna, la cosa grave è il tradimento, non la violenza. Perché? Perché ti ha tradito l'amico. Amico la donna. Io sono Zeus. Ah! Scopa! Sì, modestamente, me ne sono fatte tante, ma tante, tante, tante. Per esempio, Europa. Europa non ci stava. Allora io mi sono trasformato in toro bianco. Loro in forza, ma lei ancora no. No, 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 no. Allora io, Aquila. Ah! Presa. Leda. Leda non ci stava. No, no, niente. Allora io, Cigno e bababam. Presa. E poi Elettra, Cigna, Cigna, e io un sacco di altri. Beh, del resto sono così tanti che non credo adesso. Poi ai miei tempi, si faceva così. Adesso? Adesso non si può più dire niente. Cioè, se vedi una per la strada, mica le puoi dire bella figa, sarabbia. Ma i miei tempi, con tutte le conquiste che ho fatto, sono state importanti, anche perché ho dato i nomi alle città. Ah! E non dici a me! E tu chi sei? Ah, io avevo un fratello, quello mandato. Aspetta, così il figlio di famiglia. E però poi mi sentivo così solo. Poverino. E allora sono andato in giro bussando le porte. Chi è? Mi date una donna? No. Chi è? Mi date una donna? No. Chi è? Che romanza, una donna? No. È il ratto delle Sabine, me le so prese tutte. Scopone scientifico! Signor, ha bisogno di qualcos'altro?
Se avesse qualcosa di fresco da darmi, non so, un cocktail. Ma non troppo alcolico, perché poi mi dà la testa. Non so se ho qualcosa di fresco da darle, ma ci provo, signor. Se avesse anche, come dire, l'ultimo libro della Bignardi. Di chi? Forse l'ho sparata un po'. L'ultimo libro della Bignardi? Daria! Daria? Vabbè, Daria, lasci perdere. Non so se io, se qua c'ho il libro della raccolta dei Totti. Non importa, grazie. Vabbè, se mi dite come vuole. Venga. Lo appoggi lì? Lo appoggio? Vedi che sei un fenomeno? Servita sul passaggio d'argento questa, eh? Mi è scappata. Dove glielo metto? Guardi, lo appoggi lì, meglio che guardi, perché poi non so più dov'è. Faccio un giro attorno all'ombrellone. Lì, proprio lì guardi. Qua. Lì, perfetto. Ok. Grazie. Ma questo era il libro della Bignardi o il cocktail? Signore, è una roba fresca! Ah, grazie! È acqua, con una spruzzatina di limone e un po' di ghiaccio! Molto bene, grazie, gentile! Ah, si figuri, ne pagano per questo! Cioè, io non è che proprio sono così. Che tutto è cominciato quando sono andata con la mia amica Angela. Cioè, non tutti hanno un'amica inserita in certi ambienti. Io ci ho impiegato un sacco di tempo per averla. No, perché chi se la fila una come me che arriva da Borgata, cioè. E allora l'ho conosciuta così casualmente in un bar. Lei gli aveva lasciato un cacca addosso, pessimo approccio, però... Disperazione da boyfriend. Ah! 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 Ah!
fuori. Veramente? Sì, io non sarò una donna diversa. Io sarò quello che sarò. E cosa sarò non lo so, però sarò. Orecchie poveri, ma mi piace. Sì, io sarò una donna che arriverà dove arriverà. Io voglio arrivare. Vuoi accompagnare? Come voglio, perché da adesso in avanti noi siamo BFF, Best Friend Forever. A 14 anni aspetti il principe azzurro. A 14 anni pensi che l'amore sia un apostrofo rosa tra le parole tavo. A 14 anni sogni quel piccolo grande amore. Poi arriva. Lui è carino, gentile, simpatico. Ha qualche anno in più di te. Finalmente anche tu hai il moroso che ti porta al cinema, a ballare, a passeggiare mano nella mano. Sei come tutte le altre. Passa un primo anno. Chi era quel tipo che hai salutato? Di nuovo fuori con le amiche. Ma non mi Amber. Passa un altro anno. Ti amo. Stai a casa. Ti amo. Non hai bisogno delle altre persone. Ti amo, sei mia. E poi, perché l'hai guardato? Devi fare come ti dico io, non gli devi parlare. Dai, ho voglia, facciamo. Dai che poi piace anche a te. Che ci vuole? Ti amo, sei mia. Poi una sera siete insieme in macchina. Una passeggiata romantica, cuore buio. In un posto in cui nessuno vi può né vedere né sentire. E la sua mano ti blocca la testa. E spinge la tua faccia sul suo pene, mentre tu piangi e dici non voglio, mi fai male. Ma lui spinge ancora con più forza, più rabbia, e dice falle e basta. Poi riesce a scappare, a lasciare, a non essere più una cosa sua. Ma lui è ancora lì, per strada, che minaccia e picchia i tuoi amici, davanti al cancello di casa, per ricordarti che sa dove abiti, dietro l'angolo della via, perché sa quando esce tua sorella e se tu non tornerai con lui potrebbe capitarle qualcosa. E la paura non passa quando esci con le amiche, quando cammini per strada, quando parli con qualcuno, mentre continui a guardarti le spalle. Mia nonna
più importante della mia vita. Mi ha cresciuto, sai, non vedo l'ora di conoscerlo. Io sono... non ho capito se sono un uomo o una donna. Tu sei... quello che vuoi. Carico di responsabilità. Non vedo davvero l'ora di conoscerlo. In effetti non fa nessuna differenza. Eh sì, è uguale. Tu sei la persona più importante della mia vita dopo mia nonna. Mamma mia, mi sono ansia da prestazione. Gigantesca! Gigantesca! Cosa devo fare? Cosa le porto? Dei savoiardi? Cosa sporco? No, lei è una persona semplice. Dei biscotti, il pan non dito, il biscotto. All'ospedale. Eh sì? Cosa le porto? Ma nulla, basti tu. Davvero. Non voglio fare cavolate,
Ma io ho questo peso addosso, ma non, cioè nessuno me l'hanno data, ma non c'era le istruzioni insieme, non so che cosa fare, io ho avuto una figlia sola che poi se n'è andata via a 18 anni, non l'ho più vista, ho portato lei e se n'è andata. Non è che ho tutta questa esperienza, poi non è più, sono altri momenti, io non ho fatto corsi di aggiornamento per madri nonni. Adesso che cosa faccio? Cosa ne dico? Dico di no? Dico di no? Dico di sì? Sì. Forse. Mi mantengo nel vago. E faccio un questionario nel condominio. È molto elegante la sua casa. Mi piace? Sì. Questi centrini. Li ha fatti tutti lei? Sì. È bravissima. Mi piacerebbe molto saper lavorare. Se vuoi te lo insegno. Anche il tombolo è una cosa che mi ispira. Il tombolo, veramente. Sì. Nessuno sa che il tombolo. Il tombolo! È conquistata con il tombolo. Devi girare, cioè devi, sono i cosini, aprire i fili con in fondo un pezzetto di legno, no? Sì, allora. E tu fai così, sì. E loro tanto si intrecciano. Ah, meraviglioso. Grazie, mi posso? Prego. Il tombolo è come la vita, sono più fili che si intrecciano tra loro. E tu, fino a che non sei arrivato proprio alla fine, non sai bene che cosa verrà fuori. E a volte è anche una scommessa. Oh, tu guarda, c'è una montagna. Ma quella è una nuvola, ma brava, che brava. Non sto facendo nulla volontariamente. Ma quella è un lago. Guarda, sembra il lago dove ti portavo da bambina, sì. Te lo ricordi? Sì. Come si chiamava? Il Lago Rosso. Perché c'era una particolare frontale? Sì, c'erano queste rocce rosse stranissime. Te lo ricordi, che bello? Sì, me lo ricordo. E guarda, avevi fatto tutta una costruzione con le rocce rosse che dove sì. Abbiamo messa. Ma ce l'hai ancora, no? Sì, da qualche parte l'ho messa, ma sicuramente. È venuto fuori un altro vicinietto! Ah. Sa cosa facevo io? Lo so dare del tu, del lei, del voi, del tu, del lei. Sa cosa facevo io? Con la scala la mettevo, mi arrampicavo fino in cima e raccoglievo le ciliegie. Le prime due che raccoglievo le mettevo sempre qua. Forse c'è ancora qualche pezzo di ciliegia da qualche parte. Ma no, non le sono arrivato, magari le mettiamo. Nonna, le ciliegie no. Le ciliegie no? No, non saranno un po' da chiamare. Ma sei contenta per me, nonna? Ma tu sei sicura? Una bicicletta. Sì. Io sono felice, nonna, non sono mai stata così felice come in questo momento. Mi manca molto, ma non lo conosco. Cioè, è un po' strano. Ma li conoscerai. Ma dove lo trovo? Un altro che fa il tombolo. Ma magari. Non lo so fare nemmeno io, perché abbiamo sempre vissuto insieme. Ma magari ha qualche difficoltà nella vita. Ma un padrone. Magari un ingegnere, non lo sappiamo. Andrea, ma che lavoro fai? Ah, io sto facendo ricerca ancora all'università. Ah, farmacia. Sì. Farmacia, allora magari sta già. Magari no! Come se la cava con la pressione? Ma non cominciare con la pressione! Ma avete già il diuretico? Eh sì, lo prego. Ah, sì, lo prego. Nonna, per favore! Ma se io passassi a mezza. Nonna! Dovete nonna! Andrea, ma che non dici neanche una cosa? Secondo me può passare a mezza. Ma vedi? Non l'avevo detto! Per me è un privilegio essere qui. Non è, so che non è facile. Non è facile. Ho paura di usare le parole sbagliate, anche come attrice. Sono una persona che ama sua figlia, suo nipote, sua figlia, perché sei molto giovane. Sì. Sono una persona che ama sua nipote e il mio unico scopo è quello di essere felice e di renderla felice. E spero che sia la cosa più importante. La cosa più importante per me è. Prendi i bicchieri. Ancora.
delle bottiglie d'acqua. Ma qui la pensa da quanto guardi le rocce. Le rocce in tanto tempo. Le rocce rosse, hai visto che bellina? È bellissima. Vieni secondo il bicchiere. Devo mettere nella borsa perché non... Ne ho già due. Ho paura che uno mi cada. Anche. E questa è la bottiglia di quando è nata lei. L'ho tenuta. Ma ce l'hai ancora? Sì, adesso non ho difficoltà a capire come aprirla. Anch'io. Ho un bellino portachiavi che può essere tante cose. Ah, qui. Ci sono. Vieni, nonna. E allora, a voi. A noi. A noi. A noi. A noi. A voi. La violenza non tanto fisica quanto psicologica, ma la sovrapputazione dell'altro, dell'altra. Cioè, io sono partito da un'educazione in cui la donna era il sesso debole, però la donna era il secondo, non era. Lavorare sulle mie prevaricazioni ho iniziato parecchio tempo fa, credo che non finirò mai. Io divento uomo prevalentemente specchiandomi in un altro uomo. Quante volte la rabbia, la violenza, la sonda delle ossessioni? Pensare di essere ancora in un rapporto di coppia quando sei stato mollato, sei stato mollato. E invece la tua ossessione è lì. E finché non te ne vai a questa ossessione, rimani imprigionato per violenza a te, ma anche per violenza all'altro. E noi ci portiamo dietro una cultura patriarcale di potere che ci ha dato un sacco di dividendi, un sacco di privilegi, ed è, per noi è molto difficile dire oddio ne faccio a meno, perché sì, allora cosa resto? Resto il maschio tappetino, succube. Lo scatto avviene quando ti accorgi che uscire fuori da quella mentalità che il potere è la tua identità, quanto hai potere, quanto tu più sei, uscire fuori da quello, forse quello che guadagni è nella tua umanità, nell'essere più vivo nel mondo, nell'essere più libero. Dalla parte di chi subisce il silenzio penso che sia sempre un po' una forma di violenza, perché è proprio un non riconoscimento. Fuggire è chiaro, anch'io con la mia compagna molte volte, ma cosa cazzo vale? Perché lei parla e io scappo, ma perché non so, sono impotente ai suoi quesiti, perché i suoi quesiti femminili io lo sento molto pesanti, perché sono penetranti, ti sfondano, ma tu dici che cazzo non ci ho mai pensato a sta cosa, ma che cazzo c'è? Cioè ti fanno dei quesiti, delle domande, no, che ti pongono in maniera di fuggire, io sono fuggito. Ma andare via e prendere consapevolezza di sé e dire io sto andando via perché sono tempo, sono fragile. Non è importante forse riuscire a fare questo click che credo sia difficilissimo, dire come ti senti, non guarda come mi sento io. È uno scoprire cose nuove, ma è come nuotare senza ancora saper bene nuotare, abbiamo bisogno intanto di fermarci a degli appigli, ma a saper portare per un'altra cosa. A proposito di un'affettività, un messaggio di un amico qualche giorno fa: chiamalo come vuoi, un po' di emoticons, ti voglio bene, un amico maschio. Io, rigido come un baccalà, gli scrivo solo, invece di dire semplicemente ti voglio bene. Carino, punto esclamativo, abbracci rinforzanti. La difficoltà mia e di tante persone, di tanti amici che mi circondano, amici maschi, di ad esempio esprimere sentimenti, esprimere debolezze, esprimere paure, esprimere tutto ciò che nella cultura maschile tradizionale deve stare fuori dal ruolo, dall'identità maschile.
lo scatto di mentalità che il potere è la tua identità. Forse quello che guadagni è nella tua umanità, nell'essere più libero del mondo, nell'essere più libero.